Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza. Sono felicissimo di darvi il benvenuto alla puntata numero 0 di Radicati nella Sentenza. Radicati nella Sentenza è una serie di video che tratteranno argomenti di carattere giuridico e che ti aiuteranno quindi ad avere le idee più chiare su come funziona la giurisprudenza islamica. Questo video quindi ha uno scopo introduttivo e ha lo scopo di preparare il terreno ai video veri e propri della serie, così da evitare il più possibile discussioni inutili, per cui guarda il video fino alla fine. Ho deciso di fare questa playlist perché ci sono argomenti che vengono dibattuti spesso e molto, e anche sui social, ma che di solito lasciano una persona più confusa di prima e non si capisce mai niente. Questo perché solitamente non si comprende bene come funziona la giurisprudenza islamica. E ci sono un sacco di persone che stanno a dire questo è haram, questo è halal, questo è mubah, senza neanche capire il loro significato. E come sempre stai tranquillo, tranquilla, che questi non sono per niente video banali, perché io in primis odio la banalità. Il mio intento in questa serie è trattare argomenti interessanti e un po' divisivi. E qua lo devo dire, io purtroppo ho un grande difetto. E questo mio grande difetto è il fatto di essere una persona troppo ambiziosa. Infatti il mio sogno è quello di non vedere musulmani che si scannano per una semplice questione, per una semplice divergenza giuridica. Se siete persone che hanno l'insulto facile verso persone che non hanno la vostra stessa opinione, ebbene abbandonate subito questo canale e state pure tranquilli che non piangeremo la vostra assenza. Qua ci teniamo al rispetto di tutti. Questa serie di video, infatti, quindi serve a mettere chiarezza e luce su tutti gli aspetti normativi complessi che vengono spesso chiesti e che, ahimè, non trovano quasi mai risposte chiare ed esaustive e definitive. Qua qualcuno potrebbe dire: Ah, ho capito tutto, ma te sei l'ennesimo fufarolo che va in giro nel web a sparare fatawa senza alcuna conoscenza, solo per fare like e views. assolutamente no, non sono un fufarolo, per il semplice fatto che i miei video sono pieni di informazioni utili e verificabili, non banali e di altissimo livello. E se tu magari, che ne sai magari di più di me, riesci a trovare un singolo errore nei miei video, io non mi farò problemi a correggerlo o ad eliminare in toto l'intero video. I commenti critici ed educati sono sempre i benvenuti. Inoltre, ricordo che non sono un mufti e ciò che mi spinge a fare questi video è la passione per la religione e per il fatto di essere d'aiuto alla mia umma. Voglio essere a servizio della mia umma, oltre che per il compiacimento di Allah, Azza wa Jal, come è ovvio o come dovrebbe essere ovvio che sia. Inoltre, i miei video sono unici ed originali, che non si trovano di simili altrove. Per cui valuta bene la possibilità di iscriverti per non perdere i prossimi episodi. I video di questa serie li potrete riconoscere con grande facilità perché avranno questa immagine di copertina. E se Allah vuole sarà sempre così. L'immagine sarà sempre qua, ci sarò sempre io, tutto figo con il martello e così via. Qua sulla sinistra ci sarà il titolo, ovviamente il titolo sarà sempre scritto giallo su nero, perché giallo su nero è una combinazione che a me fa letteralmente impazzire. Spero che la copertina vi piaccia, insomma. Qual è il versetto cardine di questa serie? È sicuramente il versetto 59 della Sura 4. إن كنتم تؤمنون
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Questo versetto, subhanallah, è un versetto che se venisse applicato nella vita di tutti i giorni, wallahi, quanti litigi, quanti problemi, quante divergenze, quanti scontri, quante inimicizie e soprattutto quanti divorzi si potrebbero evitare. Veramente, veramente molti. Da notare che il versetto in arabo dice così: obbedite ad Allah e obbedite al messaggero e alle persone che hanno autorità. Allah subhanahu wa ta'ala ha ripetuto il verbo obbedite per Allah e il suo messaggero. Ha detto obbedite ad Allah e obbedite al messaggero, e non ha detto obbedite ad Allah, obbedite al messaggero e obbedite alle persone di autorità. Questo perché Allah e il suo messaggero, a loro vanno un'obbedienza assoluta e totale, e invece alle persone di autorità, che possono essere i sapienti, non c'è l'obbedienza totale. Questo perché le persone possono sbagliare. Se per esempio un sapiente venisse fuori dicendo che l'alcol sia una cosa halal, noi lo ringraziamo e gli diciamo che questa sua opinione non ci interessa, in quanto un chiaro contrasto con il sacro Corano. Imam Shafi'i rahimahullah disse: se una mia parola contrasta un hadith autentico, allora prendete questa mia parola e sbattetela contro il muro. Ci sono persone che dicono che devi seguire necessariamente una delle quattro scuole giuridiche, che sono la scuola Hanafita, Malikita, Shafi'ita o Hanbalita, ma la verità è che non c'è nessun obbligo a seguirle. Queste scuole semplicemente quello che fanno è sforzarsi nell'interpretazione del Corano e della Sunna, e ognuna di queste scuole ha il suo metodo. Ora, una domanda molto importante che viene chiesta spesso, ossia: cosa fare quando c'è divergenza fra i sapienti? Quale opinione bisogna scegliere? Diciamo che semplificando molto, e dico semplificando molto perché se dovessi approfondire ci vorrebbe una puntata intera a riguardo, semplificando molto diciamo che hai la scelta, quindi in pratica puoi scegliere l'opinione che più ti aggrada. Che ti devo dire? Questa è la sentenza. La puntata 0 finisce qua. Spero che la serie vi piaccia e noi ci rivediamo, se Allah vuole, alla prossima. Assalamu. Qua sulla sinistra. E qua sulla vostra destra ci sarà il titolo, ovviamente.